Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Guitar Tube. Oggi sono nella mia aula di chitarra, sono venuto un po' prima perché volevo sistemarmi la PRS, che è da fare un po' il setting, la Custom 24, bellissima. Ha due cosine che non mi convincono: la leva che si muove un po' troppo, che balla all'interno, è una cosa che non mi piace, quindi dovrò aggiustarla. E poi devo fare la regolazione del ponte come piace a me. E poi da tirare un po' il Truss Rod, che poverina è stata ferma per il negozio un bel po' di tempo. Questa l'ha usata Colombo per una sua clinic ad Alghero un anno e mezzo fa, prima periodo pre-Covid. E quindi niente, adesso inizio e vediamo un po'. Credo 20 minuti dovrei metterla in sesto. Partiamo da qui. Tolgo la mascherina. Non è tanto, però mi dà fastidio. Cosa molto importante è, ovviamente, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like e condividete, mi raccomando, ragazzi, così mi date una mano. Questo può essere utile anche per voi, perché comunque in Sardegna, ad esempio, abbiamo tantissimi sbalzi oltre termici, proprio di umidità. Quando si passa dallo scirocco c'è un'umidità che va dal 70, 80, a volte 90%, al maestrale che va dal 30 al 50%, e i legni ne risentono tanto, tant'è che molte volte io dal vivo mi porto sempre il mio kit, che è tutta questa roba qua, con tutto quello che mi può servire per fare delle regolazioni al volo, magari tirare un po' il Truss Rod, e se vedo che la chitarra frusta un po', ti mollo un po', oppure tiro se si è allentato un po', ma mettiamoci al lavoro. Allora, dobbiamo tirarla un po' questa. Sto usando la Lucky Stop come accordatore. Pensate un po', che fortuna, eccolo qua. Perché ho dimenticato il mio a pinza. Allora, gli ho dato un quarto di giro, vediamo un po' se. No, possiamo fare ancora meglio perché comunque avendo il manico molto piatto possiamo scendere un po' di più. È proprio nuova di pacca. Ok, così sembra vada molto meglio, non frusta ed è. Guarda, sono pochi millimetri, però è insomma una cosa che mi dà fastidio. Controlliamo l'accordatura. Sì, il Sol. Poi, una volta che ho fatto questo, regolerò la leva come piace a me, leggermente basculante. E poi un po' l'altezza dei pick-up che voglio regolare, anche perché adesso ho abbassato un po'. Non mi piacciono molto i pick-up troppo vicini, voglio avere un output più gestibile col volume. Infatti non amo chitarre ultra potenti, questi pick-up qui sono abbastanza potenti. Allora, adesso devo regolare praticamente la leva, perché vedete che è attaccata, non va indietro, e così non mi piace. Poi dovrò cercare di capire come sistemare sta cosa, perché ha una gomma all'interno, è un po' difficile bloccarla con il. Vi ho fatto vedere, no? Nel video della leva che vi metto qua, la regolazione della leva. Adesso svito dietro. Dietro ci sono ovviamente le viti per regolare la tensione del ponte. Poi dovrò usare un po' di nastro Teflon, ma qui è difficile perché con questa leva incastro con la gommina all'interno non è il massimo. E quindi dovrò trovare un modo per poterla bloccare meglio all'interno, perché non mi piace come vibra. Sono rotture di scatole, però ragazzi, queste cose qui uno è meglio che impara a farle. Io sono 20 anni che metto mano sui miei strumenti quando devo fare una regolazione easy, ok? Se no vanno tutte in mano al liutaio. Poi una volta che ho la regolazione è fatta a puntino, manico dritto, tutto quanto, posso pensarci io. Quindi non lanciatevi in cose che non siete magari in grado di fare, o esperimenti, anche se io una volta mi hanno regalato la Stratocaster, la prima Stratocaster che mi hanno regalato, che avevo 16 anni, mio padre entrò in camera, la trovò smontata dappertutto, avevo smontato tutta, il ponte, le viti, le sellette, qualsiasi cosa, c'era il manico da una parte, il corpo dall'altra, i pick-up.
E così ho imparato a mie spese a fare le cose. E non c'era YouTube, eh? Cioè, c'erano le riviste come Guitar Club. Allora, molliamo un po'. Poi vedo che qui ha praticamente quattro molle, che io le trovo sempre esagerate. Vi metto qua il video, vedete come me la regolo, un po' alla Jeff Beck, tanto per intenderci, anche se me l'ha spiegato Calvin Ryan durante una masterclass come farlo, proprio lui in persona mi ha preso da parte, visto che ero l'unico che parlava inglese, lì in mezzo e sono stato a farmi una chiacchierata di un'ora e mezza con lui e mi ha mostrato proprio come regolare la leva. L'unica cosa che questa, ecco, dovete fare prove, riprove. E riaccordare tutte le volte. Ma io sono abbastanza pratico, ci metto abbastanza poco, un quarto d'ora e dovrei risolvere il problema. Vedete che l'angolazione è leggermente meno tirata dalla parte dei cantini e più tirata dalla parte dei bassi. Non so se si vede, vedete che è leggermente in diagonale. Devo andare ancora un po' più indietro, quindi è ancora troppo vicina. Io quando tiro devo avere un tono e mezzo sul Sol, un tono sul Si e mezzo tono sul Mi. Quindi devo mollare ancora un po'. Mettiamolo qui così vedete. Ecco qui, c'è molta meno tensione. Troppo, ritiriamo un po' la parte dei bassi. Maestro. Com'è? Sto registrando il video. Andiamo a prendere il caffè? No, tranquillo, tanto ho un blocco. Com'è? No, no, ci avete messo, che non è dopo, dai. Vai. Se c'è, ci Finisco prendo. qua, sì, tanto ho quasi finito. Visto, il direttore è venuto a salutarmi. Ecco qua, vedete che adesso il ponte è leggermente flottante. Ed è proprio la tensione che mi piace avere, molto più morbida sotto le dita. Poi vado qui, controllo che i bending non si spengano. Perfetta. Tirando i bending, qui metto un attimo su, sul Sol, vi rendete conto se tocca da qualche parte? Vedete? Non si spengono. Ora io sono diventato molto veloce a fare queste cose. Chi inizia ci mette anche un'ora a farlo per le prime volte finché non trova il setting giusto. Però ragazzi, un po' di pratica. Ok, perfetta. Ora controllo un attimo l'altezza dei pick up. Cinque, tre. Più giù questo. Poi, ovviamente, io il grosso lo faccio poi con l'amplificatore. Accendo l'ampli e sento un po' che, ovviamente, i pick up abbiano lo stesso volume. Manico.
Bene. Diciamo che va bene, poi darò un altro paio di ritocchi pian piano. Quindi ragazzi, avete visto, ho fatto 20 minuti il setting di una chitarra comunque che era regolata già abbastanza bene, perché era in negozio, però era ferma da mesi, e niente. Quindi io vi do consiglio, allenatevi a farlo, magari su uno strumento economico, pian piano, e poi potete mettere mano anche su chitarre un po' più costose. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, e ci vediamo su GuitarTube. Ciao ragazzi!